2010 si solita dunque la prudenza e perciò probabilmente è passato, ma non possiamo ancora parlare di una ripresa del corso del tempo. La minore negatività che ho detto rispetto al nostro comparto, rispetto al mondo della carta, e emerge anche da una recentissima ricerca. Studio per individuare il comportamento del consumatore nel confronto dell'acquisto della casa. 1200 interviste con diverso riferimento di 24 milioni di cittadini, uomini e donne. Bene, da questa ricerca emerge che la Santa Maria è in cima ai desideri degli italiani. Oggi la stanza più desiderata della casa. Oltre il 95% degli intervistati dichiara che la Maria ha una rilevanza maggiore rispetto alle altre stanze. Ho presente che per quanto riguarda il mercato italiano la casa è il più importante, 87% degli italiani possiede un'abitazione. In questo senso la ricerca quindi esorta il mondo della produzione, ma anche quello della distribuzione, a cogliere la disponibilità del consumatore che ha una maggiore propensione a ristrutturare e a investire nel bagno piuttosto che in altre stanze della casa. Negli ultimi 3 anni, secondo questa ricerca, emerge che 12,9 milioni di individui hanno portato negli ultimi 3 anni piccole modifiche o hanno acquistato nuovi prodotti al bagno. Sono stati circa 4,7 milioni, sempre negli ultimi 3 anni, le persone che hanno fatto più importanti investimenti per la ristrutturazione. Tutto ciò naturalmente non può prescindere dalla poi valutazione che il consumatore è attendere e mantenere comunque un comportamento di interdipendenza. Ma quello che è ancora più importante, sempre presentando questo comparto così, chiesto appunto di fare, quello che è in atto è una profonda mutazione culturale. Il bagno ha spazio veramente istituzionale, diventa sempre più uno spazio del desiderio, del benessere, dello stare bene, uno spazio dove ci si coccola. Un bagno quindi tutto da vivere, dedicato al wellness, uno spazio comunque anche da arredare, che sta avendo un aspetto molto importante e innovativo nel nostro esempio del racconto, cioè ovvero quel luogo dove si può circondare gli oggetti che piacciono, gli oggetti che rispettano la propria personalità. In questo senso è quindi cambiata la domanda e sta cambiando anche evidentemente l'offerta. Per rispondere quindi le nostre aziende sono una costante ricerca per valutare l'aspetto più funzionale e tecnico con quello diciamo creativo, quello dell'ambito. Naturalmente anche una grande attenzione in questo senso che è un aspetto piuttosto complicato per indicare questi due aspetti, oggi viene data alla sostenibilità dell'ambiente, quindi attraverso una particolare attenzione al risparmio energetico, al risparmio idrico, alla naturalità del prodotto. Quindi in questo cessare